Amalfi, leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro. Pronto? L'abbiamo? Pronto? Bene, buongiorno. Buongiorno Antonio Di Pietro, che ieri ha presentato in Cassazione le firme per insomma, referendum importanti sulla riforma Fornero. Bisogna disarticolarla, secondo Di Pietro e secondo molti esponenti dell'area di sinistra. È ritornato un pezzo della foto di Vasto, ho visto un Vendola un po' timido, ma c'era. Com'è andata ieri? È stata una buona giornata? Innanzitutto una precisazione sui quei siti referendari che abbiamo presentato. In realtà non è un referendum solo, e non è solo un referendum rivolto alla riforma Fornero. Sono 4 referendum, 2 presentati da un comitato trasversale in cui facevano parte tanti altri esponenti di partito, di movimenti e della società civile, e 2 presentati direttamente dall'Italia Valori. Quindi parliamo di 4 referendum, 2 a difesa delle fasce sociali più deboli, quindi del lavoratore, di chi cerca lavoro o vuole garanzia del lavoro, e 2 contro la casta, per ristabilire un po' di pari opportunità. Dico subito, innanzitutto, mi scusi se le faccio perdere un minuto di tempo, ma è informazione, visto che anche oggi, leggendo i giornali, non se ne, quella ufficiale, l'informazione ufficiale non dice nulla, quindi grazie a Dio, giusto, che ci stanno i blogger, giusto, grazie, eccoci a Dio, qua, che ci stanno i blogger che oggi come oggi stanno risolvendo di fatto quel che è un problema, l'informazione, direbbe il vecchio Di Pietro, appecoronata a chi sta nella stanza dei bottoni, che da anni affligge il nostro paese. Anche ebbene, se... Sì, vai avanti. Ebbene, 4 referendum, 2 contro la casta. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia Valori, dopo aver preso atto dell'utilizzo non corretto o comunque dell'enorme quantità di denaro che viene consegnato come finanziamento pubblico ai partiti, ha deciso 2 cose. Primo, l'ultima rata del finanziamento al partito dell'Italia Valori, che ha ricevuto quest'anno in relazione alle elezioni politiche del 2008, circa 2 milioni di euro, lo consegniamo il 21 di settembre, lo consegniamo al sindaco di un paese dell'Emilia e al presidente della regione per la ricostruzione di una scuola in Emilia Romagna. 2, abbiamo depositato un quesito referendario per abrogare questo finanziamento pubblico ai partiti, e in contemporaneamente abbiamo depositato un altro quesito referendario che prevede l'abolizione, che io chiamo, del doppio stipendio ai parlamentari. In realtà tecnicamente si chiama della diaria. Che cos'è? È un giochino che prevede che ogni parlamentare prende circa oltre 4.000 euro al mese come rimborso perché sta a Roma, anche se è di Roma, anche se è di Cinecittà o di Centocelle, e comunque sia, se lei viene assunto dalla Fiat, non è che siccome va a lavorare a Torino ogni mese le danno uno stipendio di più perché invece di rimanere a Foggia è andato a Torino, si dovrà trasferire e in questo senso le danno uno stipendio solo, non 2, mentre il parlamentare prende doppio, quindi l'abrogazione di questo. Secondo, gli altri 2 referendum che invece abbiamo proposto insieme a quella foto vasta che avete visto nei giornali ufficiali, è quello di in difesa del lavoro. 2 sono i quesiti. Nel primo quesito noi chiediamo che il lavoratore illegittimamente licenziato, e ciò deciso con sentenza passata in giudicato, cioè c'è un giudice che ha deciso che un lavoratore non doveva essere licenziato ma è stato espulso in violazione della legge, questo debba essere riassunto. Si tratta di un ripristino di un diritto leso, e invece appunto Fornero ha previsto che in questo caso basta dargli un'indennità, ma lo puoi espellere lo stesso, sicché gli si dà il tozzo di pane e lo si porta fuori di casa. Dovrà essere il lavoratore a decidere se ingiustamente licenziato di essere riassunto o meno. Ce l'ha parecchio con la Fornero lei, però insomma, l'ho vista pure ieri a 8:30, piuttosto infastidito. Poi in aula parlamentare ho visto questo scontro che è quasi diventato personale, anche se sono sicuro che
no, io non la conosco sul piano personale, anzi, voglio dire, sul piano personale ho rispetto, come devo avere, per tutte le istituzioni, ed è un ministro come tale, non ho alcune... La questione è prettamente politica, io ritengo che sia ingiusta, cioè una questione, in uno Stato di diritto, se c'è una sentenza che dice che qualcuno ha ricevuto un torto, questo torto deve essere... ristabilito, deve essere risarcito, deve essere riparato. Questa idea che in uno Stato di diritto un giudice stabilisce che uno, che sia bianco, nero, rosso, verde, giovane, vecchio, donna, uomo, riceva un torto e che pur se riceva un torto se lo deve tenere, mi pare che sia una violenza allo Stato di diritto, alla nostra Costituzione. L'altra questione invece riguarda il cosiddetto contratto collettivo di lavoro. Voglio dire, c'è una storia politica sindacale in Italia lunga 60 anni, dove è stata individuata alla fine che ci deve essere un minimo di stipendio che deve essere assicurato a ognuno che lavora. Questa idea è che lasciarla alla libera trattativa, a prescindere quindi da quanto gli dai e come glielo dai, mi pare un ritorno al Medioevo, in cui la parte forte dice a quella parte debole: mangia sta minestra, salta sta minestra. E io conosco, ecco il Di Pietrese persone, finalmente. No? Io conosco persone che fanno i pecorai, io conosco persone laureate, straniere, sono in Italia, che fanno i pecorai, in cambio hanno la ciotola di latte e ogni tanto da mangiarsi una volta all'anno l'agnello, ma non hanno lo stipendio. Allora, una situazione di questo genere, a me pare che è un ritorno al Medioevo. Allora, quattro referendum ieri che abbiamo proposto come fatto concreto e come proposta concreta di alternativa di governo. Se dovessimo andare noi al governo, penseremmo di più alle pari opportunità, senza nulla togliere a chi è ricco. Noi, a chi è ricco, a chi riesce a guadagnare tanto, al sistema delle imprese, noi li guardiamo con grande favore. Perché? Chi deve pagare le tasse, paga le tasse che gli spetta. E purché ci sia il rispetto di chi nulla può. Io vorrei ricordare che l'anno scorso sono stato promotore, insieme al comitato referendario, del referendum sull'acqua pubblica. Perché? È perché viva il Dio, uno quando nasce ha diritto almeno a bere. Almeno e quelli, a quelli sono stati votati e vinti. Questi mi sa che non si votano nel 2013 però. No. Il problema di fondo, dice mia sorella Concetta, prima ti avvia, prima arrivi, cioè avviati per tempo che arrivi. Intanto abbiamo fatto, poi dopo vediamo. No, ma qui è anche un progetto politico. È vero che il referendum sarà fatto nel 2014, ma è vero che se non raccogliamo le firme adesso non sarà fatto manco nel 2014. E soprattutto è vero che dicendo questo agli elettori, cari elettori, state attenti quando andate a votare, perché se votate noi alla casta toglieremo e alla parte più oneste e più deboli daremo, e quindi probabilmente e sperabilmente dell'impegno che l'Italia dei Valori si pone, se noi potessimo costruire un'alleanza politica che ci porta al governo l'anno prossimo, non abbiamo, grazie alle firme degli elettori, grazie alle firme dei cittadini, non avremo neanche bisogno di fare il referendum, perché faremo subito la legge in tal senso. Da bravo blogger ho lasciato tutto lo spazio possibile per illustrare, adesso avete chiare i nostri telespettatori e radioascoltatori. Adesso botta risposta. Sanno tutto. Hanno aiutato quelli del 5 Stelle a raccogliere le firme? Non ancora, le firme cominciamo a raccogliere il 12 di ottobre. Ci sarà il 5 Stelle? Il 5 Stelle, come lei sa, è una formazione politica liquida, così si chiamano loro. Certo, però i banchetti ce l'hanno pure, sono liquidi, facciano i banchetti, ma lo devono raccogliere. Quindi voglio dire, io mi auguro che ci siano tanti cittadini che votano 5 Stelle, che possono dire a firmare questo referendum, che sono referendum che certamente portano avanti anche i diritti di coloro che votano 5 Stelle. Ripeto, noi ci incontriamo in aula parlamentare, io ho detto una cosa sul 5 Stelle recentemente, nel caso Favia, in cui ho detto nel PD mi servirebbe un Casaleggio e 1000 Favia di meno, e suscitando un vespaio complicato. Ho colto e forse sono un po' in sintonia con lei su questa cosa, o sbaglio? Io in realtà conosce molto bene Casaleggio, perché questo lo so. Conosco molto bene Casaleggio, ma conosco attraverso le mie strutture territoriali, anche se non personalmente, il Favia. Io le ritengo tutte e due bravissime persone, con una differenza, che Casaleggio ti fa un mestiere. Io quando ho cominciato a mettere in piedi l'informatizzazione e la comunicazione online
nell'Italia dei Valori, mi sono servito anch'io della struttura di Casaleggio, ho pagato un servizio e lui mi ha dato una prestazione che ancora oggi considero molto importante, perché mi ha aperto le porte in un mondo, mi ha aiutato ad aprire le porte in un mondo, anche se io, come lei sa, da quando facevo il PM che uso il computer voglio dire, sfondavo una porta aperta quando non c'era la rete. Poi le racconto una cosa, me lo ricordi questo? Sì. Ma parliamo di Casaleggio, per cui voglio dire, a me pare che tutte queste paginone di giornale che stanno mettendo per cercare di creare tensione all'interno del mondo 5 Stelle serve per spostare l'attenzione sul dito e non guardare la luna, cioè perché milioni di cittadini protestano fino al punto di non andare a votare o andare a dare un voto di mera protesta, perché si sono rotte le scatole, scusi. Si può dire tutto qui, Si sono ripresi in tempo, si sono rotte le scatole di una classe politica che a parole chiacchiera, ma nei fatti non risolve i problemi. Allora, invece di mi sembra troppo semplicistico e troppo furbesco questo di andarsela a prendere con chi rappresenta e coagula la protesta. Noi come Italia Valori siamo diversi e proponiamo una soluzione diversa da quella del Movimento 5 Stelle. Noi non proponiamo solo la protesta, proponiamo anche un'alternativa di governo che vogliamo costruire insieme ad altre formazioni politiche, anche con la sua formazione politica, se fosse più attenta alle pari opportunità, più attenta alle questioni legate alla legalità, più attenta ad un programma di governo che per esempio rispetta i diritti dei lavoratori, di cui abbiamo deciso ieri di raccogliere le firme. Ma noi siamo consci che bisogna costruire una coalizione alternativa al governo delle destre di Berlusconi e al governo delle Regioni Rischio di Monti, e con umiltà e responsabilità vogliamo confrontarci con gli altri partiti. Quindi votare l'Italia Valori, per esempio, non è dare un voto meramente di protesta che serve fino al giorno delle elezioni, ma poi non serve a niente, come puoi darla a formazioni di mera protesta. Questo è proprio lo spot, diciamo. Adesso una domanda secca, perché Casini ha tolto il nome dal simbolo e ha fatto riferimento a chi il nome sul simbolo ce l'ha ancora, insomma. Di Pietro lo toglie il nome dal simbolo Italia dei Valori? Perché poi dentro a questa cosa ci si innesca anche il tema del 5 Stelle, perché non è banale, il tema del 5 Stelle, ovviamente io ho il massimo rispetto ed è noto che il PD sono forse fra i più simpatizzanti del movimento di Grillo, però resta il problema che la democrazia nei partiti deve essere in qualche modo seria. Ora ho beccato tutte le botte possibili sul PD, però il PD va verso delle primarie dove coinvolgerà forse qualche milione di cittadini in una scelta. Non è complicato avere partiti in cui il nome, la proprietà del simbolo e comunque comanda uno? E lo dico a Di Pietro, perché in un partito così... Sono assolutamente d'accordo, ma lei sa che quando si inizia c'è sempre uno che inizia, poi piano piano si allarga. All'inizio lo togliamo sto nome di Pietro. Allora, io non in queste elezioni, perché in queste elezioni, con questa legge elettorale che si paventa, ci sarà un candidato presidente per ciascun partito, lei lo sa meglio di me, e quindi è bene che io, che mi assumo la responsabilità di candidarmi in nome per conto del mio partito, lo faccio sapere al mio elettorato. Io, il mio obiettivo è quello di andare non solo oltre il nome di Di Pietro, ma anche oltre il nome dell'Italia dei Valori, perché io sono convinto che in una società moderna ci debba stare un'area riformista, un'area moderata, come si stanno nelle moderne società occidentali, e che quindi, a prescindere dai nomi e dalla frammentazione politica attuale, si debba andare verso un sistema più bipolare. Quindi in queste elezioni avremo ancora il simbolo del gabbiano con scritto Di Pietro. Io ho paventato in una dichiarazione di qualche settimana fa l'idea che poi alla fine 5 Stelle e Di Pietro riescano a costruire una coalizione. L'ho detto al PD dicendo: attenti, perché una coalizione del genere sarebbe dura da combattere in campagna elettorale. È fuori dall'immaginario una condizione del genere, oppure Di Pietro ci sta lavorando? Voglio dire, se lei dice questo, non farà mai far chiudere, non farà mai far approvare la legge elettorale in Parlamento, perché quella legge elettorale che vogliono approvare in Parlamento è quella che prevede... Ce ne sono tante diversioni, Di Pietro, girano. È vero o non è vero? Domanda io. È vero o non è vero che la persona più accreditata è quella che si vuole riservare il ben 15% di premio di maggioranza, cioè a gratis alla lista mia parte, al partito, alla lista che ottiene più voti. Lei racconta che ci possa essere una lista dei non allineati, lei non lo fa neanche portare in Parlamento questa legge, perché lei sa
che la lista dei non alleati potrebbe arrivare, potrebbe essere oggi come oggi il primo partito. Io sono infatti molto interessato a capire se ci si lavora, perché per certi versi qui insomma sembrerebbe allora, la cosa più ragionevole. Allora diciamo come si diceva ai vecchi tempi, quando io stavo dall'altra parte nella del DC, tavolo. Diciamo nella DC. Quando stavo dall'altra parte del tavolo io. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ok, questo basta come risposta. È sufficiente come risposta. No, è una battuta. Lo voglio dire subito perché siamo tra bravi. No, ma la verità di Pietro... è una battuta. No, Grillo va da solo. Non ma perché non c'è? No, lo dico veramente in questo da cittadino una curioso. Battuta. Perché non c'è una? Cioè, dite le stesse cose fondamentalmente. Insomma, dov'è la distanza? No, non diciamo le stesse cose. Noi, lui protesta contro tutti e tutti. Io invece ho un programma di governo che la invito a vedere anche sul sito, di cui il 20 sottoporremo, lo stiamo discutendo con tutta la base, lo sottoporremo all'attenzione dell'esecutivo nazionale di Italia Valori, che sono una moltitudine di persone, per governare il paese, non solo per sfasciarlo, per l'amore di Dio. Il voto di Italia Valori è un voto che serve anche per dialogare meglio e con un maggiore equilibrio con il suo Partito Democratico. Con Vendola che dialogo c'è? Perché insomma, ieri c'era una forte sintonia per la vicenda referendaria, però poi ci sono stati dei rimbrotti vendoliani, poi insomma un ping pong. In realtà che stato sono i rapporti politici, ovviamente? Ieri vi siete, immagino, parlati. L'impostazione di noi dell'Italia dei Valori è di ricostruire un'area riformista che parta dalla foto di Vasto su un programma che riesce a mettere insieme solidarietà, legalità e sviluppo. Un programma di cui noi abbiamo presentato una piattaforma, di cui prendiamo atto che molti temi compaiono con quelle del Partito Democratico, anche con quelle di SEL e soprattutto con le aspettative di quei cittadini che non si sentono rappresentati nelle istituzioni. E quindi io confido sempre che in questo momento queste forze politiche devono avere la responsabilità di trovare un minimo comune denominatore per non permettere un ritorno di Berlusconi e soprattutto delle sue politiche, quelle che utilizzano le istituzioni per farsi gli affari propri. Nel PD il tifo va più il cuore, diciamo così, va, perché poi si dice sempre la risposta classica, non mi occupo di cena negli altri partiti, ma il cuore sta più dalla parte di Renzi o di Bersani? Ma guardi, io con Ventolo le cose Renzi non lo conosco e quindi non posso giudicarlo, ma Bersani, che lo conosco e che lo avevo a fianco a me quando era al governo Prodi, l'ho sempre visto un pragmatico, un corretto e un diciamo così, una persona che sa assumersi le proprie responsabilità e dire le cose in faccia, pane al pane e vino al vino, quindi per cui io mi ci confronto, mi ci scontro, ma lo rispetto e lo apprezzo. Sarà Monti il prossimo premier del paese? Ma questa idea di che uno deve diventare premier senza avere l'autorizzazione dei cittadini è un'idea da regime democratico che va combattuto e contrastato, al di là della persona Monti, se vuole presentarsi al paese dopo quello che ha combinato, vada agli elettori e vediamo se c'ha i voti per presentarsi al paese. Ma questa idea che dobbiamo votarlo perché così, semplicemente perché non si riesce a raggiungere un accordo fra i partiti, a me sembra un commissariamento della democrazia. E questa è la politica, poi la previsione, diciamo. Sarà Monti il premier del 2013? Io veramente sto lavorando per costruire una coalizione riformista, per non lo sia, per l'amore di Dio. E comunque sia, non io di Monti, voglio dire, parliamoci chiaro, da quando c'è Monti, sono più contento adesso che c'è Monti che prima c'era Berlusconi, perché prima mi vergognavo, ci sentivamo umiliati, offesi, derisi, presi in giro dalla comunità internazionale per avere un personaggio del genere più da cabaret che da Presidente del Consiglio a rappresentarci in giro per il mondo. Ma e quindi io non ho nulla contro la persona Monti, quello che è il contesto al governo Monti, al Presidente del Consiglio Monti, sono i 34 decreti con voto di fiducia che ha realizzato, che hanno aumentato, come lui stesso ha ammesso con confessione piena ieri, la recessione in Italia. Con una differenza però, che quando io facevo l'altro mestiere, il pubblico ministero, chiedevo le attenuanti generiche a chi ammetteva le proprie colpe, a lui invece chiede l'aggravante, perché lui era il professore che ha detto che risolveva i problemi, dopo un anno dice che ha invece aumentato la recessione, e allora voglio dire, che stai a fare, recidivo adesso? Mi dicono che devo lasciarla andare, altrimenti qualcuno ci dà una mannaiata, ma ringrazio molto per la disponibilità e speriamo di sentirci di nuovo qui a Citofonare Rinolfi. Grazie ad Antonio Di Pietro. Comandi. Grazie, salute, arrivederci.